stata inaugurata ieri sera, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Andriollo, della Croce Bianca del Canavese e della Protezione Civile di Rivara, la pista di atterraggio notturna dell'elisoccorso. Si tratta del 215esimo sito in tutta la regione Piemonte ed il taglio inaugurale è avvenuto presso il campo sportivo comunale. Tante le persone che hanno atteso più di un'ora l'arrivo del velivolo, grandi e piccini con il naso all'insù, affascinati dalla sua maestosità. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un traguardo importante per la comunità rivarese, che da ieri ha la possibilità di poter dare un servizio in più, non solo a Rivara, ma anche a tutti i paesi limitrofi. Il sindaco ha poi ringraziato tutti quelli che si sono adoperati per la sua realizzazione, la Croce Bianca e la Protezione Civile per la collaborazione, oltre a tutti coloro che sono intervenuti ieri sera.